Ciao, io sono Ombretta e oggi sono qui per approfondire l'affresco, dei murales e della street art. L'affresco è una tecnica pittorica veramente antica, la conoscevano già gli Etruschi, gli antichi Romani, ne è piena la storia dell'arte di bellissime pareti affrescate. L'affresco perché si chiama così? Perché è una tecnica pittorica che si fa sulle pareti ancora fresche. Sull'intonaco ancora fresco, che è l'ultima parte dello strato del muro, quello che proprio si pone davanti ai nostri occhi, si passa un pennello con acqua e pigmento. L'intonaco cosa fa? Contenendo della calce, succhia dentro di sé, attraverso un principio chimico che si chiama carbonatazione, le parti di colore e le fa diventare parte stessa dell'intonaco. L'affresco, infatti, è l'unica tecnica pittorica a non avere un film pittorico come ultimo strato. Infatti, in questa tecnica la pittura diventa parte stessa del muro, essendo il pigmento richiamato a sé nella trama dell'intonaco attraverso il processo di carbonatazione. È differente dai quadri, per esempio in un quadro il colore ad olio non diventa parte integrante della tela, lo strato pittorico rimane sempre separato e può essere sempre staccato dalla tela con un po' di pressione, invece qui non è più possibile. Nel momento in cui si passa il pennello, la carbonatazione risucchia il pigmento dentro di sé e il disegno in quel momento comincia a far parte della parete stessa e non si può più staccare da essa. Motivo per cui l'affresco è una delle tecniche più difficili da portare avanti, innanzitutto perché bisogna avere il supporto sempre bagnato. Una volta passato il pennello è fatta, non si può più correggere, bisogna avere mano precisa e andare molto veloci. Motivo per cui tutti gli artisti si aiutano con un disegno guida che praticano sulla parete prima di passare il colore. Questo disegno si chiama sinopia e viene fatto con la tecnica dello spolvero, che è una tecnica antichissima secondo cui si fa il disegno che vogliamo rappresentare sulla parete su un foglio di carta. Quindi si bucherellano tutti i contorni, poi con un tampone carico di pigmento si batte su questo pezzo di carta e dai buchi il pigmento passerà sulla parete, lasciando così la traccia che poi il pennello dovrà seguire. L'affresco non si può lavorare tutto in una volta, ecco perché in molti affreschi è possibile riconoscere la giornata. In pratica ogni artista segnava il punto in cui poteva arrivare entro quel giorno affinché l'intonaco rimanesse fresco, e quel punto viene segnato in ogni affresco e viene chiamata appunto la giornata. È un modo bellissimo per riconoscere il tempo che ha impiegato un artista per creare il proprio affresco. Gli strumenti per portare avanti l'affresco quindi sono un intonaco costituito da calce e sabbia e acqua, quindi la calce che è un componente attivo che fa reazione, la sabbia dà solo volume e si chiama in termine tecnico inerte, e l'acqua è l'elemento chimico, quindi l'H2O, che serve per la carbonatazione insieme alla calce. Mentre gli strumenti pittorici sono dati da dei pennelli morbidi che non debbano lasciare troppo segno sull'intonaco, acqua e pigmento, semplicemente del pigmento naturale. E l'unico supporto possibile ovviamente è l'intonaco, che nel suo ultimo strato, quello proprio dove si va ad apporre il pigmento, si chiama intonachino. Tecnica molto più moderna e anche molto più semplice da eseguire sicuramente è il murales. Il murales è una tecnica pittorica che prende il proprio nome dal supporto su cui si dipinge, i muri. Infatti letteralmente murales è un dipinto sul muro. I colori con cui si dipingono i murales possono essere o dei semplici acrilici o dei colori al quarzo. I colori al quarzo sono dei colori molto vibranti e resistenti alle intemperie, quindi per i murales posti all'esterno sono gli unici colori possibili da usare. Si presentano in forma liquida e possono essere stesi semplicemente a pennello. Anche qui, per disegnare su ampie superfici, è meglio preparare una sinopia. La possiamo preparare sempre con la tecnica dello spolvero, o più semplicemente si può disegnare direttamente a matita
vita il nostro disegno sulla parete. Quindi si ripassano tutti i contorni con un colore nero, quindi si riempiono le varie campiture con i colori. I murales possono essere stile cartoon, quindi molto semplici nella loro espressività, ma anche molto molto complessi, come fossero dei veri e propri quadri dipinti sulle pareti. I pennelli più adatti sono dei pennelli molto resistenti, proprio perché il supporto è quasi sempre ruvido, perché per quanto possa essere liscia una parete, ha sempre una ruvidità propria che rovinerebbe le setole del pennello se non fossero abbastanza resistenti. Quindi pennelli in setola di bue, sia sintetico che naturale, nelle forme più diversificate. Questo dipende da ciò che dovrete dipingere. Negli ultimi anni le nostre città sono diventate un tripudio di colore grazie alla street art, che è un nuovo tipo di arte. È un'arte da strada che viene compiuta attraverso il gesto pittorico di artisti che vengono chiamati writers. I writers dipingono quasi sempre con le bombolette spray e con colori a smalto, a vernice o ad acrilico, ed esprimono la loro creatività attraverso dei dipinti murali che sono proprio caratterizzati da questo strumento che è la bomboletta. Quindi non ci sono pennelli, non ci sono altri strumenti che non la creatività, la velocità di mano e una buona bomboletta spray. Tutte queste forme artistiche, sia l'affresco che i murales che la street art, sono forme di comunicazione pittorica. Cosa significa? Che a loro è dato il compito di lasciare un messaggio. Agli affreschi era data la celebrazione magari del mondo religioso o la celebrazione del potere di un sovrano. Ai murales è stata da sempre data una finalità di denuncia sociale. Tutt'oggi i murales nelle nostre città servono proprio per spingerci verso un'educazione civica maggiore, verso un senso civico spiccato e di denuncia, mentre la street art è più usata come forma di protesta artistica da parte dei giovani creativi che attraverso le loro opere spruzzate sui muri denunciano i loro disagi e il loro ribellarsi alle convenzioni sociali. Tre forme di arte molto differenti, ma allo stesso tempo molto di impatto e molto avvolgenti, che coprendo grandi superfici hanno un impatto veramente importante nella ricezione del messaggio che vogliono dare. In collaborazione con la Raffaello Editori, contenuti digitali compresi all'interno del bellissimo libro Spazio Arte, di cui ho curato moltissimi contenuti digitali.